Buongiorno a tutti dalla mostra convegno Expo Comfort. Siamo qui con l'ingegner Anna Chiara Castagna, esperta per Logical Soft di analisi energetiche e sostenibilità. Anna Chiara, tu hai parlato in più occasioni durante questa fiera di comunità energetiche. Perché stanno diventando, passami il termine, di tendenza? Quali sono gli incentivi collegati a questa nuova realtà? Beh Cristina, oltre a questo sentirne parlare tanto, tu sai che ci siamo occupati dello sviluppo di una parte che permette di fare un'analisi di fattibilità della comunità energetica o anche della comunità, come dire, condominiale. Perché se ne parla tanto? Beh, perché adesso comincia sicuramente a prendere piede una delle critiche più grandi che ci fa il nostro committente, che è quello di avere una bolletta molto pesante dal punto di vista energetico. E allora cos'è la sostenibilità di questi nuovi modelli che sono le comunità energetiche e l'autoconsumo collettivo condominiale? Il fatto di essere dei modelli di condivisione virtuale dell'energia. E oltre ad essere virtuali, ti dirò, sono virtuosi, perché riutilizzano una rete esistente e mettono la collettività in modo tale da condividersi l'energia uno con l'altro e valorizzano questa energia. Perché tu hai parlato di incentivi e gli incentivi per queste comunità sono tante, ve ne cito uno, il principale ovviamente è quello che ci è dato da GSE, viene fuori da delle delibere che sono delle delibere ARERA dello scorso anno. Ecco, GSE ci incentiva, pensa un po', per 20 anni la comunità energetica condominiale, quindi il gruppo di autoconsumatori che virtualmente consuma nella collettività la producibilità di un impianto che per la maggior parte delle volte è un impianto fotovoltaico. Perfetto, ma comunità energetica e super bonus possono andare assieme? Me l'aspettavo questa domanda, è chiaro, no? Oggi, nel momento in cui ci stiamo occupando dei condomini, perché le villette chiaramente sono quasi agli sgoccioli per un super bonus, nei quali l'impianto fotovoltaico è un intervento trainato, la domanda è sempre questa, quindi ma se sto già facendo il super bonus posso valutare di accedere a questo tipo di incentivo? Sì, perché la valorizzazione dell'energia da parte di GSE arriva attraverso tante parti, di cui se io mi occupo di super bonus e voglio far partecipare a super bonus il mio condominio, perdo unicamente la tariffa incentivante, ma la valorizzazione dell'energia e l'eventuale contratto di ritiro dedicato, quello mi vengono assicurati. E quindi vale sempre la pena provare a fare uno studio di fattibilità in un contesto condominiale dell'autoconsumo collettivo da comunità energetica condominiale. Allora, sugli strumenti incentivanti ci siamo, e sugli strumenti tecnologici come si fa a modellare una comunità energetica? Tutto si fonda chiaramente sul concetto di energia, quindi prima di tutto si utilizzano gli strumenti come quello che chiaramente sviluppiamo noi, che è Thermolog, che parte dal concetto di modello energetico dell'edificio. Da lì possiamo capire quali sono le energie in gioco e valutare una vera e propria riduzione in bolletta e copertura da parte di questi nuovi meccanismi che sono i modelli virtuali delle comunità energetiche. Grazie all'ingegnere Anna Chiara Castagna.